Maturità, consegnati i diplomi al liceo Guarasci di Soverato. Soverato, grande successo per la terza edizione del Summer Carnival. The Colors in concerto al centro commerciale Le Fontane. E buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Un 16enne trasportato al largo dalla corrente mentre faceva il bagno nelle acque antistanti Crotone è stato salvato da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Il giovane ieri pomeriggio era in compagnia di alcuni amici nella spiaggia libera sul lungomare cittadino. Il gruppo ha deciso di fare una nuotata, ma il sedicenne, vinto dalla stanchezza, è stato trasportato dalla corrente marina verso il largo, tanto che gli amici non hanno avuto la possibilità di aiutarlo. La comitiva ha lanciato la chiamata di soccorso alla Guardia Costiera tramite il numero di emergenza 1530. La sala operativa della Capitaneria di Porto ha inviato in zona una motovedetta già in mare per attività di pattugliamento. È stato sufficiente per i militari giungere sul luogo della segnalazione per rintracciare il ragazzo e recuperarlo a bordo. A parte lo spavento e la stanchezza, l'adolescente è apparso in ottime condizioni psicofisiche, tanto da non richiedere assistenza medica. Cerimonia di consegna dei diplomi al liceo scientifico Guarasci di Soverato. Vediamo com'è andata con il prossimo servizio. Giornata di festa al liceo scientifico di Soverato, dove vengono consegnati i diplomi ai diplomati di quest'anno. Sono più di 100 i ragazzi diplomatisi quest'anno ed io sono con il dirigente scolastico professor Vincenzo Gallelli, che è entusiasta di questi ragazzi e quindi orgoglioso. Sì, sicuramente anche quest'anno hanno avuto ottimi risultati, le commissioni ci hanno fatto i complimenti per la preparazione dei ragazzi, d'altra parte dai voti che sono usciti fuori si vede che sono andati veramente molto bene. Siamo molto contenti. Qual è l'augurio che lei si sente di esprimere per questi giovani? Beh, spero che i 5 anni trascorsi nella nostra scuola siano serviti a loro per avere chiara l'idea su come continuare nel percorso futuro. Ecco, questo spero che gli abbiamo dato delle buone basi per poter poi intraprendere quello che è il cammino dell'università in base alle proprie caratteristiche. Si è concluso l'anno scolastico, un bilancio positivo? Sì, no, è andata abbastanza bene, abbiamo fatto quasi tutte le attività che avevamo programmato, adesso cominceranno i problemi per le novità che ci sono dal prossimo anno. Questi sono gli ultimi ragazzi che si diplomano come liceo scientifico Guarasci, perché dal prossimo anno ci sarà l'Istituto di Istruzione Superiore Guarasci Calabretto. Quindi ci vediamo il prossimo anno a settembre per vedere un attimino come vengono, diciamo, affrontate le novità dell'anno scolastico futuro. Sì, sicuramente dal primo settembre bisognerà lavorare per mettere insieme le due scuole e fare in modo che i ragazzi siano percorsi di qualità in entrambi gli istituti. Thank you.
Allora, l'iniziativa di festeggiare la consegna dei diplomi viene fuori proprio dall'Accademia, dagli ex allievi del Liceo Scientifico di Soverato. Io sono con il presidente Eusebio Chiefari, quindi un'idea che sta andando avanti, che sta diventando ormai un appuntamento fisso per i diplomati del liceo. Sì, questo ovviamente ci gratifica, ci soddisfa perché anche oggi abbiamo tantissimi studenti, ma soprattutto tantissimi genitori che vengono a segnare ufficialmente il congedo dal liceo. Noi abbiamo avuto questa idea di istituire questa cerimonia semplicissima e simbolica per salutare in maniera gioiosa e piacevole, amena più di quanto possa essere un esame di Stato, un alunno che lascia questa scuola. Siamo contenti che la cosa venga apprezzata e che ogni anno abbia sempre più successo. I voti sono stati anche quest'anno abbastanza, diciamo, alti. Ci sono stati una decina di ragazzi che hanno avuto addirittura la lode, quindi 110 lode. Questo è un orgoglio pure per il liceo. Ma questo testimonia che il Liceo Scientifico di Soverato è una scuola di altissimo profilo, che ha dei docenti molto bravi, che si impegnano, che curano i loro studenti e poi i risultati sono questi. Ma i risultati poi sono anche quelli che si manifestano nelle università. Proprio qualche giorno fa ascoltavo una ragazza ex liceale che raccoglieva i complimenti di una docente del liceo della Sapienza di Roma, la quale diceva all'esame si vede che lei viene dal liceo scientifico di Soverato, quindi è un liceo che ha apprezzato anche in tutta Italia per la formazione che dà ai suoi allievi. Qui abbiamo un gruppo di ragazze che si sono diplomate e che oggi indossano questa bellissima divisa. Io penso proprio che voi non stavate nella pelle dall'idea di pensare che appunto volevate indossare questa divisa, o no? Abbiamo aspettato un anno questo momento. Insomma. Questo momento. Allora, io volevo intanto conoscere i vostri nomi. Silvia, Giulia, Michela. Voi frequentavate quale classe? Il quinto A. Il quinto A. Allora, tu sei Giulia, dimmi Giulia, com'è andato quest'anno scolastico? Come vi sentite oggi? Emozionate nel ricevere il diploma del liceo? Raccontami un po'. È stato sicuramente un anno molto più duro rispetto agli altri anni. Veniva richiesto un impegno maggiore perché comunque bisognava affrontare la maturità, che vista adesso può sembrare un qualcosa di più semplice, però allora c'era molta ansia, molta paura, però è stato un bel momento. E oggi è un giorno emozionante? Oggi? Indossare queste divise? Sì, sì, è la fine, sancisce la fine di un percorso. Andrai all'università, ovviamente. Sì, sì, sì. Hai già scelto quale facoltà? Legge. Perché legge? Mi è sempre piaciuta. Quindi vorrai diventare un avvocato? Hai già in mente cosa fare da grande? Vorrei fare magistratura. Thank you.
E a Soverato in migliaia hanno affollato le vie cittadine per la terza edizione del Summer Carnival. Vediamo con il prossimo servizio. Carnival, terza edizione, estate 2018, a fianco a me il sindaco di Soverato Ernesto Elecci, ancora tanti carri, ancora tante persone, una buona continuazione mi pare. Sì, il lungomare, la città è strapiena, ma la cosa mi fa piacere è vedere tantissime famiglie e bambini piccoli che si stanno divertendo, perché è atipico vedere un carnevale estivo, soprattutto dalle nostre parti, non si fa. E quindi vedere tutti questi bambini che si possono divertire liberamente in estate più che in inverno, bagnandosi, schizzandosi, giocando, correndo, mi riempie di gioia e mi fa piacere aver ospitato, come ho detto poi l'altro giorno in conferenza stampa, altri 8 comuni, e dimostrano insomma che ormai sono superati gli steccati e le invidie, si riesce a collaborare. E l'Istituto Maria Ausiliatrice, che ci stupisce ogni anno per la gioia con la quale affronta questa festa, quindi ormai è un evento riuscito, lo possiamo dire, che anno dopo anno cercheremo di far crescere sempre di più affinché possa diventare proprio un evento di rilevanza a livello regionale. Lo abbiamo lasciato alla conferenza stampa con la denominazione del braccio operativo di questo Summer Carnival e ti ritroviamo qui sul lungomare in questa serata
molto calda, Fosa, molto gremita di gente, un grande successo anche quest'anno? Sì, un grandissimo successo anche perché abbiamo il triplo, diciamo, dei figuranti, ed è una cosa più carina perché magari sì, i carri hanno il loro, possono dare il loro contributo, ma vedere tantissimi figuranti, tantissimi bambini, divertirsi in una serata così calda è una cosa straordinaria. Poi consentitemi, devo fare un grazie particolare a Soverato 1 che ci hanno coadiuvato anche con un'altra telecamera e hanno consentito a tutto il pubblico di vedere sullo schermo quello che sta succedendo. Volendo fare un paragone con gli anni passati per quanto riguarda il numero dei carri, le figure, cosa ci dici? Allora, carri, diciamo, a differenza degli altri anni che abbiamo avuto 5, 6, 7 carri, non tutti di altissimo livello purtroppo, abbiamo quest'anno voluto puntare molto, ma molto sulla, diciamo, sulla collaborazione, quindi su diciamo, sui figuranti, perché secondo me abbiamo avuto anche l'esperienza del Carnevale Invernale che è stata molto positiva, quindi abbiamo voluto investire molto sui figuranti e meno sui carri. I paesi sono stati tanti, ma sono anche tante le figure caratteristiche dei paesi intorno a noi. Guarda, c'era quella di Sera San Bruno che era veramente carinissima, hanno fatto veramente una coreografia bellissima, ma anche quelli di Isca con i fichi d'India, ma tutti nella loro peculiarità hanno fatto veramente le grandi cose. Per quanto avete, per l'obiettivo che avete raggiunto, vuoi ringraziare qualcuno in particolare? No, io voglio ringraziare tutti, nessuno in particolare. Forse un saluto e un grazie particolare a tutti quelli che hanno collaborato con me in questi due mesi, veramente hanno dato l'anima dalla mattina alla sera per realizzare quello che avete visto. Ci sono i presupposti per un arrivederci al 2019? Sicuramente sì, e cercheremo ancora di più di alzare il livello. Suora Ausilia, la direttrice dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato, che è appena scesa dal palco dove ha salutato i coordinatori di quello che è stato il vostro carro, un carro molto bello. Cosa rappresentava, Suora Ausilia? Sì, non poteva mancare il peperoncino di Soverato, poi le cipolle di Tropea. Ho già spiegato che il peperoncino di Soverato riflette anche un atteggiamento educativo. Il peperoncino dà sapore ai piatti, però non compare. E così l'educatore, che promuove la crescita del ragazzo, però in modo discreto, mettendosi da parte, promuovendo la loro crescita. E poi il senso delle tripole di Tropea, questa apertura al territorio, la voglia di allargarsi, di condividere con gli altri e di arricchirsi reciprocamente. Poi devo dire che siamo una bella squadra, ci sono i più piccoli, i più grandi. Lui è solo un rappresentante degli adulti, è un nostro docente che comunque ha condiviso con i bambini, con gli altri ragazzi della scuola primaria, dell'infanzia, della scuola media, del liceo delle scienze umane e del liceo linguistico, una bella esperienza. Per noi è sempre un'esperienza di condivisione, non è soltanto la realizzazione di costumi o altro, ma è tutto il processo che ci porta poi ad essere qui, che è un processo nella corresponsabilità degli educatori. Nella condivisione di tutti, grandi e piccoli. E allora, grazie Suora Ausilia, sentiamo anche un saluto da parte del prof. Ma come diceva Suora Ausilia, è un modo per farci presente nell'ambito educativo in modo diciamo consistente. Stare insieme ai ragazzi significa anche condividere con loro delle esperienze, degli avvenimenti, sporcarsi le mani fino in fondo. Poi anche il simbolo, il peperoncino, come esplosività e energia di questo luogo dove i ragazzi ne sono i protagonisti e noi vogliamo essere vicini a loro. Thank you.
concerto gratuito unico in Calabria, nel grande parcheggio, e sconti aggiuntivi a quelli già applicati in quasi tutti i negozi. Una formula che è sembrata piacere parecchio alle migliaia di persone che dalle 20 a dopo mezzanotte hanno affollato il parco commerciale Le Fontane di Catanzaro. Vediamo con il prossimo servizio. Un concerto gratuito unico in Calabria nel grande parcheggio e sconti aggiuntivi a quelli già applicati in quasi tutti i negozi. Una formula che è sembrata piacere parecchio alle migliaia di persone che dalle 20 a dopo mezzanotte hanno affollato il parco commerciale Le Fontane di Catanzaro. Tutti soddisfatti i clienti, dalle famiglie finalmente riunite nel rito dello shopping, in un orario senza impegni, ai più giovani che hanno dimostrato di gradire molto anche l'acquisto di persona rispetto ad altri moderni sistemi tecnologici. Abbiamo preso un sacco di roba con lo sconto. Sono sconti reali? Sì, sì. Su 50 euro abbiamo pagato 30. Dell'orario che ne pensa? In futuro non troppo lontano verremo a fare la spesa solo di sera? No, no, è meglio di giorno, però ogni tanto approfittiamo. Buonasera, cosa acquista stasera? Quello che trovo. Il carrello promette bene. Sì. Le piace questa iniziativa? Sì, 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 mi piace, sì. Niente di particolare, mia moglie ha acquistato. Ma solo la spesa alimentare? Sì, sì, alimentare, sì, per il momento sì. Questa iniziativa extra sconti? Ma non ho capito niente ancora, sto arrivando adesso. Ha solo pagato. Una maglietta della calzata. Solo una maglietta, sembra più roba. Non è solo la mia. Di che, signora? Abbiamo comprato roba nella Coop, poi da Yamamei, delle vestagliette, insomma. Strasconti reali? Strasconti reali, sì. Lei ha mai comprato online? Preferisce la spesa ancora personale, diciamo? Sì, sì, non compro online. Loro invece? Le scarpe magari. Va a fare acquisti? Sì, l'abbiamo già fatti veramente. Approfittando degli sconti? Sì, sì, sì. Sono convenienti? Convenientissimi. Lei acquista anche online? No, no, io non acquisto online. Si facesse più spesso questa serata? Magari, non mi aspettavo che c'erano questi prezzi. Tipo? Tipo lì all'Ipercoop. Di quanto più o meno? Il 70-60%. Approfitta degli sconti o è così? Sì. Ha già visto la convenienza del prezzo? Certo. C'è effettiva? Sì, c'è. Quanto ha risparmiato? Una ventina di euro, insomma, 30 anche. Essendo giovane ha già acquistato online in precedenza? Sì, anche online. La differenza perché stasera è qui? Perché qua posso provarle veramente le cose senza guardarle solamente da alcune foto. Se ci fossero più spesso queste serate? Sarebbe una buona opportunità per tutti. Cosa pensa di questa iniziativa? Vi costringe o siete liberi di farlo? Siamo liberi di farlo. Come risponde l'utenza? Bene, come sempre. Sì, sta andando tutto bene. Anche dagli anni precedenti, sì. Così, devo dire. Forse la gente è un po' distratta dal concerto che c'è fuori, non lo so. Uno solo all'anno, forse poco. Sì, noi ci divertiamo, per cui anche due all'anno va bene. Hey, hey! Nella capiente area antistante la chiesa di San Massimiliano Kolbe, un palco e tanti vocianti giovanissimi in coda fin dal mattino hanno assistito con altrettanti genitori accompagnatori al concerto dei The Colors, vincitori di Amici 2014, una delle band italiane più in voga.
Lascia, benvenuto in Calabria e a Catanzaro. Cosa proporrete stasera? Stasera faremo un concerto che è quello che stiamo portando in giro quest'estate, che abbraccia un po' tutti i periodi della band, sia quello dell'inizio proprio nei localini, in cui suonavamo veramente tutte le sere nei localini, fino all'ultimo lavoro che è You, è un album che si chiama You, e di cui andiamo super fieri. E le fan e i fan riescono a vivere ogni canzone in maniera diversa, proprio perché ricorda un periodo piuttosto che un altro. Se le dico Gilmour, che mi risponde? Secondo me il mio vero muso ispiratore. Un saluto per il pubblico di Catanzaro. Un saluto a tutti questi animi fantastici che già da oggi pomeriggio si facevano sentire belli calorosi. Thank you! Ma quando siete belli? Quanto tempo è qua? Da un bel po' di ore. Quale canzone preferisci? Frida. My name is you. Canta. Benissimo! Benissimo! Più bello, bravo! Lo amiamo da morire! Lo amiamo davvero, ciao Stas! Messaggio! Ci vogliamo abbracciarti, scendi! Ci manchi! Ha detto chi è quella Bruna in prima fila prima? Io, mi conosce ormai il tatuaggio, pure col suo nome! Anche lei è un fan di Stas! No, veramente sono il padre di quella dei tatuaggi, quindi Staccio mi conosce perché ci siamo incontrati più di una volta. Perché di dov'è? Io di Reggio Calabria. Segue tutti i concerti? Sì. Complimenti. Complimenti a Staccio. Grazie Catanzaro! Stay colors,
veramente mi hanno cambiato la vita. Da quando li conosco hanno reso la mia vita migliore con la loro musica. Bene, era davvero tutto. Grazie per averci seguito. Vi rimando alle prossime edizioni dell'informazione targata S1. Arrivederci.